Vediamo questo articolo pubblicato a marzo 2020 su Bodywork and Movement Therapies dai colleghi Andrea, Luca, Giovanni e Fulvio. Un articolo in cui hanno proposto questo nuovo modello. Infatti l'articolo si chiama una nuova prospettiva per la disfunzione somatica in osteopatia. The Variability Model, il modello della variabilità. Questa è una cosa importante proprio a livello culturale nella comunità scientifica. Mettono al centro la disfunzione somatica. Quindi per loro la disfunzione somatica rimane l'elemento centrale della clinica osteopatica. Dico questo perché in altri articoli è detto esattamente il contrario, cioè che la disfunzione somatica dobbiamo cominciare a metterla un attimino da parte. Queste idee pubblicate poi su questi giornali non sono altro che lo specchio di quello che avviene poi nella pratica clinica. Quindi questo ci serve per capire come la ricerca non è lontana dalla pratica clinica. L'articolo si concentra su un nuovo modello della disfunzione somatica. Nell'introduzione fanno riferimento ai soliti problemi della disfunzione somatica, come da letteratura, cioè la mancanza di reliability, sia interoperatore che intraoperatore. E poi questo concetto viene ripetuto nei metodi, o meglio nella discussione. Passiamo però prima ai metodi, quindi questa è l'introduzione. Nei metodi vanno a descrivere quello che hanno fatto. Hanno fatto una revisione non sistematica divisa in due parti, quindi hanno trovato in letteratura tutto ciò che ha a che fare con la disfunzione somatica, i reperti palpatori della disfunzione somatica, e un'altra revisione, un'altra ricerca che ha a che fare con il concetto di neutral zone. Teniamo a mente questa parola, neutral zone, NZ, nell'articolo come acronimo, che è fondamentale per il loro nuovo modello della variabilità nella disfunzione somatica. Allora, per quanto riguarda la prima parte, viene fuori che ovviamente il concetto principale della disfunzione somatica è il TART, quindi la caratteristica per noi definiamo una disfunzione somatica sulla base dell'alterazione del tono tessutale, dell'asimmetria di posizione, range of motion e la tender, qualcuno include anche la tenderness. Per ognuno di questi quattro aspetti tutti discutono quello che c'è in letteratura, ma che era già stato formalizzato, che tutto sommato tutta questa affidabilità, questi criteri, non è che ci sia. In particolar modo ho trovato interessante, è sempre bello comunque rileggere certe cose perché ti danno dei punti di vista diversi. Per esempio è assodato in letteratura che la simmetria di posizionamento possa non essere associata a una patologia, a una disfunzione, e che mi è piaciuto il concetto dell'accento posto sui processi di sensitizzazione. Questo ritornerà poi nella proposta. Allora, si arriva al modello, a questa nuova prospettiva, che è il modello della variabilità. Allora, il concetto è questo: si definisce prima, definiscono prima il NP, neutral position, cioè il punto centrale all'interno di un range di movimento, e poi si definisce la neutral zone come quell'area che, in cui fondamentalmente non ci sono tensioni o i movimenti avvengono con il minimo della tensione. La posizione è neutra, e quindi poi relativamente alla neutral zone si sposta in base alla disfunzione. Ora ci sono degli esempi con degli studi a livello della caviglia e della rotazione cervicale. Il punto centrale di questo modello della variabilità, perché chiaramente fino adesso non c'è nulla di nuovo, è che riguarda questo aspetto. I colleghi sottolineano l'importanza di spostare il concetto di disfunzione somatica, di far prevalere l'idea di qualità di movimento e di asimmetria di movimento all'interno della neutral zone. Quindi se io ho un'articolazione e ho una barriera in una direzione o nell'altra, io non devo andare a valutare la qualità di movimento cerco di applicarlo nella pratica, la qualità di movimento e la simmetria di movimento da un estremo all'altro, ma devo valutarla all'interno. Questa è una cosa figa, all'interno della neutral zone, lì dove non ci sono molte tensioni. Quindi qua c'ho il punto neutro, c'ho la neutral zone, non devo andare sugli estremi proprio del movimento, le due barriere, ma devo rimanere qui all'interno. Questo perché è figo? Perché se io devo andare a testare all'interno della neutral zone, non è necessario che vada a inserire molta forza, posso fare un test più qualitativo, mi verrebbe in mente un qualcosa più di funzionale, più che di strettamente, come dire, strutturale. E questo è interessante perché in tal modo si va a perturbare meno il sistema.
Quindi questo è l'aspetto principale della nuova prospettiva, del nuovo modello proposto da Andrea, Luca, Giovanni e Fulvio. Interessante, ci sono piccola parentesi, è stato interessante vedere un po' fare questo recap di tutto ciò che tutti quelli che erano i modelli della disfunzione somatica, il modello neurologico di Kohr, di Van Buskirk, l'ultimo lavoro di Fryer, di Gary Fryer sulla disfunzione somatica. È stato interessante rivederlo. E una parte di questo modello della variabilità ha a che fare con la proposta, che è quella di passare dal concetto di TART, quindi tessuto, asimmetria, range of motion e tenderness, al tenere la qualità tessutale, il concetto di neutral zone, quindi qualità e simmetria del movimento all'interno della zona neutrale, non su tutto il movimento. E poi la tenderness, sostituirla con i segni, i sintomi che possono avere a che fare con la sensitizzazione. Si capisce come siano partiti dalla clinica. Poi, e finiamo. Ovviamente, quando ho letto variabilità, qua, nel momento in cui si ha una conoscenza relativa alla scienza della complessità, ai sistemi complessi, ovviamente è immediato il collegamento, perché lì dove tu a un tessuto chiaramente ha una limitata variabilità, perché è limitata sia la qualità di movimento, è minore la qualità del movimento ed è asimmetrica la range di movimento all'interno della neutral zone, è chiaro che immediatamente significa bassa adattabilità. Quindi, se è vero che la salute è adattabilità, capacità di adattamento, è ovvio che diminuisce il livello di salute. Però poi a un certo punto, infatti me lo sono segnato, nella lettura l'ho percepito proprio come una sorta di vertigine. Di vertigine, perché ho detto un attimo, aspetta, come hanno fatto a passare da qua al concetto biopsicosociale, sono passati dalla neutral zone, dal modello di variabilità, sono passati all'adattabilità come salute, al concetto di complessità, al modello biopsicosociale. E è stato vertiginoso questo salto, perché benché condivisibile in senso teorico, mi sembra che occorre applicarlo con calma, anche perché effettivamente, poi riflettendoci, ci stavo riflettendo adesso mentre lo raccontavo, come facciamo ad essere sicuri che la simmetria sia un indice di scarsa adattabilità, come anche il discorso della qualità del movimento. Nella parte finale della discussione, chiaramente dicono non è che vogliamo sostituire il modello, vogliamo cambiare le fondamenta dell'osteopatia, però riflettere in quest'altra maniera diventa importante. E la forza di questa proposta, secondo me, è l'importanza della disfunzione somatica nella clinica. E tutto l'articolo poi sulla disfunzione somatica, sul nuovo modello di disfunzione somatica. Quindi, secondo me, è utile questo articolo per portare una ventata di freschezza all'interno della comunità scientifica. Ho apprezzato molto l'utilizzo della parola del surrogato, una variabile surrogato, cioè noi con la qualità tessutale, andiamo a definire, la qualità tessutale per noi è un surrogato, cioè non è la diretta percezione di quello che avviene, ma è un surrogato, una cosa che mi aveva, effettivamente non l'avevo mai incontrata prima ed l'ho molto apprezzata. Quindi questo è diciamo, il sintetizzato dell'articolo che potrete trovare sul Bodywork and Movement Therapies. E quindi il concetto è definire una disfunzione somatica, studiando il comportamento, mettendo poca forza nel sistema, nella vertebra, nell'arto da testare, all'interno della neutral zone. In rapporto al punto neutro, quindi escludendo tutto il resto. Questo rappresenterebbe, secondo gli autori, uno dei tre elementi in cui poi il secondo è la qualità tessutale, e spostare la tenderness e considerare la sensibilizzazione. Niente, spero che possa essere utile per chi non ha vabbè, tempo no, perché con il coronavirus abbiamo tempo di leggere, per chi magari ha difficoltà con l'inglese. E niente, questo è tutto. Buon proseguimento.